Abbiamo rinnovato l'accordo con NordVPN, però giustamente loro vogliono vedere partecipazione, vogliono vedere che il nostro codice sconto viene utilizzato. Se utilizzate, usufruite una, di una VPN, ragazzi, utilizzate il nostro codice sconto che è importante per supportare il canale. Punto esclamativo VPN in chat. Mi raccomando, amici di Twitch e di YouTube, sosteneteci anche in questo modo. Allora, Costa, noi in live oggi abbiamo visto un pezzo dell'intervista di, di Shai a Travaglio. Avevo già letto insomma alcuni tuoi commenti, ma anche di altri, eh, su X dopo l'uscita del video. E diciamo che, vedendo almeno quella parte che abbiamo visto noi, mi è sembrato che Travaglio abbia, sia entrato in modalità berserker, non abbia fatto parlare Shai, che si è lasciato purtroppo eh, sopraffarre no? dal, dal personaggio di travaglio che comunque c'è cioè da dire non è facile per nulla da gestire eh, ovviamente io penso che non sarei in grado di gestirlo se non a un certo punto mandandolo a cagare onestamente che è forse è quello che doveva fare shai non lo so ma allora um... Grande simpatia per Shay, grandissima stima per Shay che non, non diminuisce neanche di un millimetro dopo quello che è successo l'altro giorno. Shay continua a ritenerlo uno dei migliori intervistatori, non dico giornalista perché in miniera, in la funzione del giornalista insomma, andrebbe, andrebbe un attimo ripensata, però sicuramente uno dei migliori, ancora un intrattenitore, uno che pu seleziona molto bene le notizie, le trasmette molto bene. Penso che tu non te la prenda se dico che è il migliore di tutti gli youtuber, uh, e, e merita il successo che ha avuto, detto questo, io traggo, eh, ma non è una novità, um, tre considerazioni da, da questo video che io poi io ho, ho guardato. Mi sono forzato perché veramente non c'avevo voglia, mi sono proprio forzato. Allora la prima considerazione. E sono tecniche comunicative fondamentalmente. Anzi, due sono tecniche comunicative, un'altra invece sono bias di, di travaglio. La prima tecnica comunicativa è quella che prevede che eh, chi vuole comunicare alcune cose si descriva come al di sopra delle parti. Eh, si descriva come uno che ha le sue idee, però è al di sopra delle parti, ricerca sempre la verità, ricerca sempre il confronto, eh, quindi c'è una sorta di santificazione, autosantificazione. Pravalio l'ha fatto più volte durante le due ore e venti circa di, di intervista. Mm, si è andate a vedere, anche quando ha parlato del fatto quotidiano, non ha mica detto che cos'è il fatto quotidiano, lo schieramento del fatto quotidiano, ma piuttosto ha detto noi cerchiamo la verità, non cerchiamo questo, non cerchiamo quell'altro. Quindi c'è una sorta di autosantificazione del proprio lavoro. E questo serve funzionale a quello che poi dopo sai che dirai. E che cosa dice? La prima cosa traspare legittimo, però, secondo me, uh, profondamente, uh, quantomeno parziale, quantomeno incompleto, chi sta sul cazzo uh, l'America. Chi stanno sul cazzo gli Stati Uniti. Lo sappiamo, non c'è nulla di male. Probabilmente eh, eh, stanno sul cazzo a tanti, non c'è nulla di male, però non puoi fare affermazioni che non hanno assolutamente nessuna verità. Eh, mi hanno appena fatto. Un, Commento un mio post, mi hanno appena fatto notare, ma l'avevo notato anch'io, che lui considera gli Stati Uniti un paese cialtrone, un paese senza cultura, un paese senza, come dire, coesione sociale. Non è così, mi spiace per Travaglio, volenti o non volenti, gli Stati Uniti hanno talmente tanta cultura che hanno condizionato la cultura di tutti i paesi occidentali. Eh, potrei citare decine, centinaia di autori, scrittori, pensatori, economisti, accademici che fanno e hanno fatto cultura e hanno per la loro capacità trasmesso questa cultura praticamente a tutto il mondo, quello occidentale e non soltanto quello occidentale. Quindi profonda, questo profondo fastidio che li trova per gli Stati Uniti è personale, legittimo, ma assolutamente ingiustificato. Poi si può continuare a pensare che gli Stati Uniti siano Satana, però sono problemi suoi. Eh, se non capisce che gli Stati Uniti hanno prodotto un Hemingway, tanto per fare un esempio, sono problemi di travaglio e, e, e profonda ignoranza di travaglio. La terza cosa, eh, che anche quella salta all'occhio e che abbiamo visto e vediamo come tecnica comunicativa utilizzata da molti, ehm, è che lui ti travolge con le informazioni perché effettivamente il tipo non è uno stupido, ha una buonissima memoria, ricorda molte cose, alcune ricorda a modo suo, ma le ricorda, quando si è parlato di Russia Ucraina, ha travolto letteralmente eh, il povero Alessandro con decine di punti, di che poi neanche fatti, proprio punti, in questo modo, per chi se lo ritrova davanti, è difficile, no? Perché dovresti fermarlo ad ogni punto e smontare ogni punto. Quando lui te ne mette 10, 12, 15, uno infila l'altro, la Libia, il, Cata ehm, il Kuwait, eh, l'Iraq, l'Afghanistan, eh, la Corea, ha tirato fuori cose, di, di, la, la bomba atomica e così via. Come fai a contrastarlo? La, la, la reazione normale, umana, è quella di provare a passare avanti. Eh, perché non c'è il tempo, non si è non sei neanche preparato alla valanga di informazioni che lui ti ha. Ripeto, che non sono informazioni corrette, sono informazioni parziali di una mente che ragiona per schemi parziali. E, mh, ripeto, questa è proprio una tecnica che viene utilizzata da chi sparge l'etame nell'informazione, eh, tra l'altro pericolosissima perché oltre a spargere l'etame nominando, indicando fatti che sono facilmente riconducibili e che sono accaduti, ma che vanno letti, capiti, interpretati, però nominando fatti si veste anche di un'autorevolezza che in realtà se ci fosse la possibilità di eh, analizzare quei fatti uno ad uno sotto il profilo storico e sotto il profilo dell'attualità, verrebbero smontati. Però questo lavoro è molto difficile. Quindi, quello che ha fatto Travaglio da bravo comunicatore, perché è un eccellente comunicatore, io non lo nego, quando faceva ehm, eh, il suo primo spettacolo teatrale, che poi tra l'altro è stato Promemoria, eh, io me lo godevo Travaglio come comunicatore. È chiaro, anche lì c'era una, una visione parziale. In parte ero anche d'accordo perché se la prendeva con Berlusconi, eh, però anche lì c'era una visione parziale. Però la capacità comunicativa di Travaglio è fuori discussione. Il punto è come contrastare, che cosa poteva fare Shai per contrastare Travaglio? Poco o quasi nulla. Perché di fronte a quella, ehm, a quella grandinata di, di informazioni, o fai la battuta o cambi argomento, cerchi di passare oltre. E è difficile, non è difficile quello. Quando ti trovi di fronte a delle persone così scaltre, è veramente difficile. Detto ciò. Io mi auguro prima o poi un giorno di trovarmelo di fronte travaglio e quando comincio a parlare di certe cose, poiché ho la presunzione di dire che le conosco meglio di lui, io mi fermo, lo fermo, lo stoppo, soprattutto se sono io il conduttore, e dico no, adesso mi spieghi che cosa intendi con la Corea. Parliamo della guerra di Corea, vediamo se ne sai davvero della guerra di Corea. Beh, poi quando si va così sul tecnico Costa, lo dicevo oggi, cioè non era facile anche per Sci, immagino, prepararsi così tante cose, cioè pure Travaglio l'ha buttata un po' in caciara, ha aperto mille argomenti, eh, magari Sci ha preferito non andare a immischiarsi in cose che non conosce tecnicamente. Sì, sì, poi, poi sul, sullo specifico della guerra russo-ucraina, quando lui il Donbass, allora... Io non voglio dire, lui una cosa che ha detto spesso è che nessuno è pulito, sono tutti lupi, nessun agnello. Chi dice certe cose è sicuramente pagato in qualche modo degli interessi. E io non voglio mettermi sul suo piano, ma quando lui fa propaganda, inconsapevole, voglio dargli il beneficio del dubbio, inconsapevole, perché racconta stronzate su Maidan e su Numban. E sono però è propaganda russa influenza magari lo fa uh, perché ci crede però quelle propagande non sto dicendo che viene pagato sto dicendo che quella è propaganda russa anche se lui non è il non è beneficio di nulla ok è propaganda porca miseria. perché i fatti non sono quelli che racconta lui quello che è successo in Donbass non è quello che racconta lui. Quello che è successo a Yanukovych non è quello che racconta lui. No, no, sono d'accordo. Sono d'accordo. Adesso sono curioso di vedere cosa, cosa dirà Giuseppe Conte, la prossima, il prossimo evento Aspetta. che avrà dal vivo. Ma posso... Eh, mi sentite? Sì, sì. Ok, eh, credo allora, ci sia un, un eco, eco, sia un po' di ego però non sì. so da chi arriva non o da so costa via. o da Mailin non, mail non ho capito uh, forse, è ho uh, forse è colpa mia perché ho un problema col microfono prova 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 sì, eh, Sei tu, prova. Sì, eh, sei tu. Okay. Uh, è molto fastidioso prova a risolvere il prima possibile ma sì. vai vai ok allora vai. Par parlo dopo parlo dopo no no parla parla tanto no, se noi non parliamo non si sente parliamo Ok, e no, allora, quello che volevo dire però è che il problema del, um, di questo show di Shai è che è a malapena un'intervista, cioè non è studiato per fare contraddittorio, e non, è per, non è uno show per spiegare le cose, cioè non è informativo, lui presenta un personaggio, fa parlare quel personaggio e fa esprimere quel personaggio nella sua persona e nelle sue idee. Poi eh, concordo che ci sono un sacco di cose che Travaglio ha detto e personalmente non concordo minimamente, ma secondo me non sarebbe neanche giusto che ogni volta che parla una persona che dice cose che non ci piacciono, allora gli vogliamo fare il contraddittorio. E se lo dovessimo fare a tutti, compresi quelli di Liberi oltre che anche loro, credo, cioè e fanno del loro meglio per dire e fare il, per Sembrare, cioè per sembrare per essere più obiettivi possibili dal loro punto di vista, e non non può funzionare così. Ci saranno dei show e sarò contentissimo di vedere un contraddittorio e con Costantino e Travaglio sarebbe spettacolare. E se ne vede spesso da Ivan, eh, però questo è Ivan sulla miniera con uno specifico format quello di um, Shai è un'altra cosa, non ti puoi aspettare contraddittorio, cioè eh, lui poteva anche aver invitato, che so, l'ambasciata russa e avrebbe fatto parlare col personaggio eh, dell'ambasciatore russo, e come è successo nel passato, eh, sono due cose differenti, poi se vogliamo parlare di stampa è un discorso, eh, uno show a teatro su un personaggio specifico è un'altra cosa. E tutto lì la, la questione e ripeto c'è un sacco di cose che shai dice che non condivido così come mi è successo con tante, tante persone e secondo me tante altre persone dicono cose che obiettivamente sono sbagliate ma eh, ripeto non puoi fare contraddittoria tutte le volte che qualcuno dice no? una cosa che no, non ti no. piace perché no, perché no? Eh, allora informarsi perché non, se non parleremo persone... mai No, non, è, no, vero, non, non è, vero, vero. è vero, non è vero. È contadino che serve a parlare. Sì, ma non tutte le volte. Costantino, scusa, mi no? interrompo. Perché non tutte le volte? Se io vado, se, allora, non ma se io vado da Shai e, e faccio un'affermazione falsa, che so io, eh, Ivan Greco è un capellone, ok? Shai che cosa mi dice? Dice, ma è bevuto? Non è così. Ti spiego perché Ivan Greco non, ha, non è un capellone. Eh, cosa significa? Allora, se ho capito bene, io ho visto, io ho visto le puntate fatte da Shai, di eh, Shai eh, Breaking into the Night, ho visto la puntata con English Line, e lì Alessandro è stato bravissimo a tirar fuori e a, a, a eh, mettere in luce le incongruenze delle risposte che dava English Line. Ho visto la puntata che ha fatto recente con, con Giuseppe Cruciani. Eh, clima diverso, molto più leggera, se vogliamo molto più da spettacolo. Però anche lì certe cose, un po' di, di, di dialogo no? con, con Cruciani c'è stato. Avevo cominciato a vedere quella con Saviano, adesso me la guarderò. Eh, chi lo dice che l'ospite deve poter dire qualunque cretinata senza che il, il conduttore lo, lo corregga, ma per quale motivo? Ma perché dobbiamo avere questo atteggiamento prono rispetto agli ospiti? Anzi, no, il perché... modo migliore per far uscire, um, per fare giornalismo, secondo me, guarda caso le cose che poi diceva anche Travaglio, okay, è proprio di tirar fuori le cose. Se un'affermazione è, un è sbagliata. E si sa che è sbagliata bisogna dire all'ospite all, all guarda che a me non risulta che così convincimi spiegami ma non mi risulta che sia così Io ho questo atteggiamento così accondiscendente nei confronti dell'ospite che è generale perché tra l'altro sia anche in quella trasmissione in quella serata si è anche velatamente um, uh, criticata la tv informazione di sicurezza

Che, um, sono veramente um, poi le comprate adesso da AliExpress comunque e, um, no detto questo e, ripeto e, è uno show che è diverso alle volte lui contraddice ma ci ha provato anche con travaglio ma travaglio come hai detto tu è un treno e è difficile fermarlo e soprattutto è molto più allenato anche dalla shrine in questi contesti cioè lui ci sguazza e soprattutto se non lo fermi ogni 5 minuti, è vero, ma non è il compito dello show. Ci saranno dei, ci saranno dei format adatti in cui eh, si potrà smentire o si, ci si potrà confrontare con travaglio. Non è un'intervista di shy il contesto. Cioè, Sono due, son due cose completamente diverse, altrimenti dal punto di vista cioè, proprio umano allora un personaggio pubblico che la pensa diversamente da um, Costantino, ogni volta che parla, ogni volta che entra in pubblico, ogni tre parole dovrebbe essere ehm, fermato da qualcuno. Non può funzionare così, ci saranno degli ambienti specifici in cui deve essere fermato, deve essere eh, passato a un fact checking e effettivamente in Italia questi show mancano, eh, stiamo facendo del nostro meglio anche qua, secondo me, no, da quel punto di vista però non è uno spettacolo teatrale di Shai in cui ti aspetti questo cioè sarebbe come tipo andare a uno show di barba scura e fargli notare tutti gli errori scientifici interrompe no. lo spettacolo cioè il, stoppura, no è spettacolo è... quello diventa spettacolo cioè, se, 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 sì ma è uno spettacolo ma quello che fa Sci lo fa in un teatro apposta è uno spettacolo e prende un personaggio e ne risalta quello ogni tanto lo interrompe anche, ogni tanto fa notare certe cose ma non insiste perché non è, nei, non è nello spettacolo la, la volontà di fare il fact check. Poi un secondo, secondo, poi, in secondo no. momento potrà farlo anche nel suo programma informativo che è un'altra cosa. Tu stai facendo le l'esigesi per però di, di Alessandro. Io non so qual è il format di Alessandro, se Alessandro ha voglia di smentire. So che Alessandro la pensa diversamente e so che non ha avuto la forza, perché Travaglio l'ho travolto, non c'è colpa di Alessandro, di eh, contrastarlo punto su punto. Ripeto: quando Travaglio dice che il Donbass è stato bombardato dagli ucraini, dice il falso dice semplicemente il falso. Lì lo, lo puoi fermare e gli puoi dire che c'erano gli uomini verdi e gli puoi dire che c'erano gli osservatori internazionali che vedevano le truppe russe in Donbass. Gli puoi dire che gli accordi di Minsk sono stati violati da Putin e che l'Ucraina si è dovuta difendere dalle violazioni degli accordi eh sì, sì, di Minsk. Può dire, ma non è diverso, è diverso da dire lo deve dire. Cioè, Sono due cose differenti. Eh, ognuno fa come crede. Esatto. Esatto. È che secondo me con un personaggio come Travaglio, per quanto tu possa fargli notare la verità, lui crede alla propria di verità. Quindi si è, potrà provare a grappare a qualunque tipo di specchio pur di continuare a dire che gli ucraini sono i cattivi, che lui ha ragione, che la Russia salverà tutti e quindi alla fine, anche uno spettacolo come quello, se avesse voluto fare veramente un contraddittorio, poi alla fine non ne sarebbe riuscito niente. Perché travaglio non mi sembra il tipo di persona che ammetta la verità. E soprattutto una persona che ammetta di aver sbagliato ad aver detto certi errori, riguardo, ad esempio, la ah, discussione uraina. Però, Nicola, non è questione di travaglio che deve cambiare idea o ammettere di aver sbagliato, ma. Di quelle mille persone in sala e magari centinaia di migliaia che guardano il video, eh, facendo un contraddittorio con fatti e dati alla mano, sicuramente non convincerai tutti che Travaglio ha detto una bugia, ma magari qualcuno ha una domanda, se la fa e va a verificare, no? va ad approfondire un po'. Sì, però secondo me di quelle appunto questo centinaio di persone che è andato in sala, per... perché secondo me in sala sono andati due tipi di persone, quelli che volevano vedere Travaglio e quelli che conoscono Breaking Italy. Chi conosce Breaking Italy sa che bene o male ciò che dice Travaglio non è quasi mai la verità da sto punto di vista, soprattutto sulla guerra. Chi conosce Travaglio crede solo a quello che dice lui. Quindi anche questo fargli cambiare idea. Ma, ma non, non, non si tratta di cambiare idea, guarda, allora... Come si è sviluppata la puntata? Se io non sapessi nulla dell'Ucraina, facciamo finta che io non sappia nulla dell'Ucraina, non sappia che cosa è successo nel 2014 in Crimea, non sappia di Yanukovych, non sappia del Donbass, non sappia tante cose così ci via. sarebbe il rischio. Cosa ne ricavo? Parlare. Cazzo, Travaglio mi ha aperto la mente, e questo è il tema: Travaglio dice le cose sbagliate, non sempre sbagliate ma spesso sbagliate, perché ha i suoi, i suoi limiti, e i suoi bias, okay, okay. e solamente che certe cose non le conosce e non le approfondite, ti rivela, ti rivela una verità. Per questo vanno contrastati, perché l'effetto non è chiaro, certo chi, chi ama Travaglio se lo va a ascoltare da Shai e se lo ascolta da qualche altra parte gli farà sempre gli applausi, tra l'altro nel pubblico c'era qualcuno che proprio era entusiasta se visto un paio di volte. Quindi quello lì non lo devi convincere. Ma chi certe cose non le sa e va lì per informarsi, perché anche quello è lo scopo della professione, se non ha gli strumenti propri, pensa che Travaglio è il massimo esperto di Ucraina, di Russia, di, di Israele, eh, di storia americana e di tutte le altre cose di cui ha parlato invece non è così. No, questo è assolutamente vero. È che mi domando quante saranno le persone che sono andate lì per approfondire questo tipo di tematica. Cioè, non riesco io a ragionare fuori da questo ambiente perché è da tanto che seguo questo canale, so come è, è, si è svolta la guerra, quindi mi riesce difficile... Pensare, diciamo, come uno esterno a questo ambiente, però se io non ne so niente di guerra tra Russia e Ucraina, non è che vado al primo spettacolo di Travaglio e Breaking Italy per informarmi. Cioè, probabilmente sbaglio anche io a fare questo ragionamento, e cioè, sicuramente è molto probabile, come dici tu, Costantino. Però, Nicola, che... non importa che tu vada lì per informarti. L'effetto è il seguente. Tu vai lì per qualche ragione, perché ti vuoi godere lo spettacolo, perché sei con la fidanzata e vuoi passare una bella serata, perché ti è simpatico Shah, per mille ragioni. Vai lì e vieni travolto da una serie di informazioni false. A prescindere da quello che cerchi, tu ottieni, perché c'è un giornalista e non c'è un balletto e non c'è un concerto rock, quindi quello che ti viene trasmesso sono parole. Se quelle parole appaiono come appaiono credibili e tu non ne sai nulla, lo spettacolo diventa la parola e tu sei assorbito dalla parola. E quindi credi a quella parola. Lascia stare che è uno show e non è informazione, e non è Piero Angela, è uno show chiaramente. Però uno show fatto di parole, se quelle parole sono false e tu, ripeto, non hai i tuoi strumenti per capire che sono false. Tu vieni rapito da quelle parole, perché vengono usate molto bene e con abilità, e ne vieni fuori con una convinzione che è sbagliata. E quindi, cioè, eh, mi sentite adesso, vero? Costantino, il mio punto è questo. E quindi, cioè, sì, voglio dire, se male, non, succede, per se per non succede mai, se non succede eh. mai è un problema. Se succede... Se succede e deve succedere in certi contesti è un discorso. Non puoi pretendere che succeda sempre, è, tutto lì, succeda è, tutto, è tutto lì il discorso che poi, diventa, mo che poi diventa molto dell'opinione del: ah, io la penso in quel modo, ho i miei fatti. E non è che c'è un dio della verità e tu la, dopo la, vuoi che chi la pensa diversamente debba essere costantemente in qualunque luogo possibile smentito non può funzionare così cioè nella nostra democrazia quello che manca per esempio mh, ok manca un pochettino nel giornalismo quello è vero ma quello che manca in fondo è il fact checking che fa ogni persona individualmente nelle sue capacità e eh, Cognitive, educative. Cioè, e, e questo deve valere per il giornalista e deve valere per il politico. La cosa grave è che noi abbiamo la, la memoria di una scimmia con o, un ictus, e, il, e quindi ogni volta rileggiamo diverse volte anche personaggi come Blosconi, ed è quello il problema. Non che ci siano personaggi che la pensano in un modo totalmente malsano e con una panzana. Non è, non, è, non è come la pensano, ripeto, poi vi devo lasciare purtroppo. Travaglio ha tutto il diritto di pensarla come vuole. Ok? E chiunque altro. Orsini ha il diritto di pensarla come vuole, la Basile ha il diritto di pensarla come vuole, e così via. Come io ho il diritto di pensarla come voglio. Ok? Però, nel momento in cui si trasmettono informazioni, non si trasmette l'editoriale, ma si trasmettono informazioni. Dovere dell'ospite in senso di chi ospita è quello di dire: scusa, hai detto questa cosa, o la spieghi come si deve. E la devi spiegare, devi essere convincente, mi devi portare dei fatti. No. Come no, come no, no. ma no. come no, no, ma come no, no, puoi, non devi. Vuoi. dipende dal contesto e dipende dal, dal tipo di show ma cioè, è tutto un altro no, Alessandro no, al... Alessandro probabilmente lo voleva fare perché ha provato a dire più volte non sono d'accordo ok quindi lo voleva fare non c'è riuscito ripeto non gliene faccio una colpa non, non ha insistito non gliene faccio una colpa perché in quelle situazioni ci sono tutti, mi sono trovato anch'io una volta tanto è vero che adesso non accetto più confronti in cui c'è il moderatore o c'è il il, il timer che mi dice quando devo smettere di parlare, perché altrimenti, come il mio è successo a Bioblu, l'interlocutore fa la stessa, utilizza la stessa tecnica di travaglio, ti dice 50 cose in tre minuti e tu non puoi smontarle tutte e 50 nei tuoi tre minuti. Quindi io accetto, e infatti, ho rifiutato due confronti proprio recentemente, perché ho detto: non voglio il moderatore e non voglio che si passi da un, da un argomento all'altro senza che l'argomento è stato sviscerato. Poi no, ognuno fa chiaramente quello che vuole, Schae ha fatto quello che vuole e il suo spettacolo è sicuramente <coughs> riuscito. Ma da un punto di vista dell'informazione trasmessa, purtroppo l'informazione trasmessa è quella falsa. Adesso scusate però perché ci sono delle, una ventina di persone che mi aspettano in riunione. Vai tranquillo. Ciao. Grazie Costa. Sì, Alla prossima. No. Ciao. No, allora, volevo dire un'ultima cosa. Il Io so, è ho che la febbre, ti... ragazzi, quindi sto un po' moscio. Bello cotto, no, quello che voglio dire è che non ci può essere tipo un ministero della verità che ti impone eh, la, la verità suprema. E in una democrazia sana devono essere persone singole che fanno i fact checking, non ci può essere un terzo che lo fa per te. Non puoi pretendere che Shai lo faccia per te. E poi un conto è lo spettacolo, un conto è il giornalismo, sono due cose differenti, perché altrimenti prendiamo per buona informazione che c'è su Topolino, su Peppa Pig o sull'Albero Azzurro. Sono cose diverse, semplicemente. Ci sarà il contesto giusto e ci deve essere un contesto di contraddittorio al travaglio. Non in uno show teatrale. Mi sembra sicur sicuramente. Altrimenti... Altrimenti esco di casa, parlo al bar e ci deve essere un nomino che mi segue e mi dice, ah no, Mailina, hai detto questa cosa che non è vera. Prima di tutto, chi l'ha deciso? Su che fonti? E poi dovresti, dovresti cioè, parlarmi dietro per mezz'ora ogni volta che dico quattro cose al bar, ogni volta che dico qualcosa in una riunione di condominio, ogni volta che parlo al teatro. Eh, non può funzionare così. Cioè, eh, quello è una volontà indiretta cioè in buona fede eh, ma praticamente questa dopo sì che diventa censura di qualcuno che pensa di avere la, la verità in buona fede eh, magari Shai potrebbe fare una cosa dopo, dopo il talk in teatro potrebbe mettersi a tavolino con qualche esperto de, in questo caso magari di storia e, di storia militare e di fare realizzare un video di fact checking alla sua intervista con Travaglio e pubblicarlo. Sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, essere anche proprio un'idea fare sempre un video lungo di due ore dove scrive ecco tutti gli errori di Travaglio che ha detto durante il Brecane e parlarne con qualcuno di più esperto. Assolutamente, sono io abbastanza convinto che ci sarà uno youtuber, eh, probabilmente l'avrà già fatto, eh, prendi quelle due ore, la scomponi in capitoli e dici tutto quello che ha sbagliato Travaglio. Però, scusami, Lino, lo può fare faccio... anche Liberi Oltre, cioè ci sta. Ah, però si dovrebbero, eh, si dovrebbero faccio... stabilire degli argomenti magari che, che sono meno tecnici, che richiedono meno preparazione, più leggeri magari parlare dello stato del giornalismo, no? banalmente, di, di cosa funziona e no, limitarsi a quello, eh, di sì, altre poi... di questioni più politiche generali, i partiti, il berlusconismo, non andare sul tecnico, su che cazzo ne so, sull'Ucraina, su questioni storiche, su uh, questioni energetiche, questioni uh, economiche. Se poi okay, Eva, um... faccio un esempio, allora la zanzara cioè il capito, è un altro format e si parla di politica, si parla di scienza, si parla di storia, si parla di economia. Ma ora no? Siamo a parlare di Questo... Shy. no? Da zanzara, la zanzara. No, però, per fare un esempio: per fare un esempio la no? zanzara mica dice e... che fa informazione, <ride> ma neanche lo show di Shy capito, Ci sono anche... la zanzara invita anche economisti, cioè, ho sentito ogni tanto anche Boldrina parlare a zanzara, eh, però non è che c'è uno che ti fa il fact checking, no, ci... il format sono... è un contesto, è un intrattenimento e come intrattenimento deve essere preso. Se poi tu vuoi avere informazione, non è quello il punto giusto, cioè tutto lì la, la questione. Il personaggio Travaglio, tra l'altro lo conosciamo tutti. E tra l'altro vorrei anche rimarcare che cioè, anche la gravità della cosa non è neanche così la, di apoteosi, secondo me, perché questo è quello che dice un giornalista che è sì famoso eh, di un giornale che però non è neanche quello dominante in Italia, cioè, dire, è di un, praticamente una rivista politica del, del Movimento 5 Stelle, eh, di cui lui sostiene, lo sappiamo tutti. E questo è un contesto. Secondo me è molto più grave no, che quello che ti va da dire le balle dal punto di vista scientifico, economico, politico, sia un politico, ed è ancora più grave se quel politico ha cariche di governo. Cioè qui è un altro livello di gravità. Sì, ma e qui siamo al molto. benaltrismo, Melin. Un problema è molto, non cancella l'altro. Non è benaltrismo, è per dire che ci sono due livelli di gravità differenti. Non credo, dal momento cioè, dipende sempre chi è il politico perché Marco Travaglio ha una visibilità molto superiore al 90% dei politici italiani. Quindi eh, quello che dice Marco Travaglio, volenti o nolenti, ha, ha un peso più ampio di quello che dice il parlamentare sconosciuto del PD o dei Fratelli d'Italia. Ma Marco Travaglio non recifera. Neanche il singolo parlamentare legifera Marco Travaglio. Marco, Marco Travaglio, ma Marco Travaglio stare influenza stare. le masse che poi vanno a votare che si comportano di conseguenza. Magari sì del Movimento 5 Stelle, cioè voglio Te dire, pare il... poco hanno il... fatto i danni veri. <ride> sì, sì. Ma quanto è il Movimento 5 Stelle adesso? Guarda, che il giustizialismo in Italia è così forte anche per colpa di Marco Travaglio, eh. ma assolutamente. Ma allora giustizialismo, sia chiaro uno, una cosa, eh. Ci dovrebbe essere una formazione dell'onestà che effettivamente in Italia manca. Il problema è come è stata fatta, cioè l'italiana. Cioè, questo deve essere chiaro. Ci deve essere un contesto in cui noi italiani siamo i primi a essere incazzati quando i politici sono disonesti. Su questo io concordo con Travaglio. Il problema è come l'ha fatto il Movimento 5 Stelle e letteralmente andare a puttare la cosa e l'onestà non è superiore alla competenza deve essere com un politico deve essere competente e deve essere onesto uh, allora uh, parliamo di 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 shy. Shy. Shy e fedens cioè c'è intervista e eh, scia e travaglio scusate ah ok, okay. Sì, la allora sto per dire collino. una cosa sto per dire una cosa che non, anche qua oggi pensate di non aver mai detto intervista perfetta è, veramente di eccellenza di un ragazzo che è diventato veramente bravo a farlo cioè Shai a Travaglio io l'ho trovato un'intervista meravigliosa perché posso dire perché l'ho trovato un'intervista meravigliosa di Travaglio so già tutto, ho letto tutto conosco ogni posizione secondo me è stato molto interessante farlo sbottonare e discutere come non aveva mai fatto in nessun altro spazio per me è stata veramente un'ottima conduzione con l'obiettivo di, di fare emergere di far sbottonare Travaglio su tanti argomenti e secondo me c'è riuscita la grande non capisco quale sia la polemica che ho letto da qualche parte riguardo quello che ha fatto come se fosse suo dovere dover debancare ogni cosa che diceva Travaglio diventava una trasmissione sterile noiosa indegna ma soprattutto quel lavoro si può fare anche post puntata e non in diretta Shai tutto quello che non, su cui non era d'accordo lo ha manifestato si è capito ma ricordiamoci che era ospite travaglio e che lui doveva avere il giusto spazio e io non so che non, non, non saprei muovere una critica a differenza magari di un'altra qualche altra intervista che ha fatto Shai ma questa io trovo eccellente sinceramente Carlo. Ma, eh, devo dire la mia Ma, intanto io eh, non sono cioè, questo la critica alle interviste e alle interviste sdraiate che qualcuno fa, la vedo sempre fare quando l'intervistato è diciamo adesso dico una cosa banale che dirà no, dici sempre le stesse cose contro il mainstream. cioè se uno difende, non so, Orsini come ha dovuto come ha fatto. Travaglio, allora bisogna per forza di cose eh, fare una contrapposizione a questa difesa di Orsini. Se avesse difeso parabellum per dire, eh, nessuno avrebbe detto, "Ah, oh, ma guarda, Shai sdraiato, non l'ha incalzato con delle domande, no? Quindi, cioè, non lo so, viene intervistato, eh, non mi ricordo su che canale il un ministro russo, ah, oh mio dio, eh, eh, intervista sdraiata poi intervistano Zelensky e nessuno dice che il giornalista avrebbe dovuto incalzare Zelensky e inchiodarlo a qualche cazzata che diceva. No, perché lui è dalla parte giusta, quindi chi è dalla parte giusta non va incalzato, bisogna fare delle interviste sdraiate e va benissimo. Quello è grande giornalismo. Invece. A che ci sta sul cazzo, lo dobbiamo asfaltare perché se non lo so, allora, allora abbiamo fatto un'intervista sdraiata. No, intervista significa dare un microfono e ascoltare cosa da dire. Poi alle volte Bravo. possiamo fare dei dibattiti, ma non è, non è detto che bisogna sempre fare dei dibattiti. È Bravissimo. Quindi ti è piaciuta la, la, la gestione di Shaï Carlo? Avevo capito io, di ho capito di no. Shaï ridicolo in quell'intervista, sinceramente. Perché diceva così? No? Quando, quando, quando Travaglio diceva qualcosa di giusto, che però lui sta sul cazzo perché no, non è quello che scrive il post, e diceva, no, facciamo così. no, Come dire? Per faceva... questo, questo, Permettimi, Carlo. Questo, questo non fa parte del mio, del mio. No, vai, vai, prego. No. Segue. Eh, io ho capito cosa intendi il suo atteggiamento davanti a, a Travaglio, però ti posso dire una cosa. Shai ha capito una cosa che non ha forse nessuno di, degli altri ha capito, che e, e soprattutto non ha l'ambizione di andare in televisione. Shai ha capito che il suo posto è il web e sfrutta l'ecosistema nel quale sta per tirar fuori qualcosa di nuovo dai suoi ospiti, cioè non cerca di imitare la dinamica televisiva, cioè l'ospite si sente molto a suo agio di stare in uno spazio dove non sta parlando al solito pubblico col quale comunica, non sono i soliti lettori del fatto quotidiano e non sono i soliti spettatori di Billy Gruber. Stanno in uno spazio web eh, guidato e unito da eh, Süderezio, questo personaggio che fa questo infotainment eh, semplice, chiaro, diciamo così. E quindi Travaglio lì ha, ha potuto non solo reiterare e chiarire le sue posizioni, ma ha potuto spiegare anche molto bene la logica che c'è dietro. Secondo me, cosa che non aveva mai fatto da nessun'altra parte, perché mai nessuno gli aveva chiesto conto di. Perché dici così? Tanto è vero che l'esempio con cui Travaglio prende in giro Sci durante tutto il diciamo il dibattito, è quello dei cappuccetto rosso dove ci sono solo lupi e non c'è cappuccetto rosso. Cioè si è capita molto bene la, la sua posizione. Concordo che Shai ogni tanto se ne uscivano, o oh Gesù, ecco che arriva, no? Però lui non sta lì a fare il giornalista Shai, anche perché non lo è. Shai fa info-intrattenimento. E quello show deve essere un mix tra informazione e intrattenimento. E la sua parte l'ha fatto in modo eccellente da un non estimatore del, di Shai te eh? lo dice uno che non l'ha mai digerito, però devo dire che le puntate che fa il teatro sono veramente secondo me di qualità, tira fuori veramente delle cose belle dagli ospiti che non tira fuori nessun altro faccio Belli, una verrai a, Roma, tira, il, verrai a Roma il 24 febbraio al teatro Manzoni visto che avremo Shai ospite bello, mi piacerebbe ma forse c'è 10... anche il tuo leader massimo eh? Renzi? Eh, stiamo aspettando una risposta, sarebbe veramente top. Il problema è che io ho le elezioni che al 10 marzo, le regionali, e quindi in quel momento starò uh, in oh, prete. Finalmente, finalmente sali in politica, bravo. No, no, come comunicatore, <ride> non no, che mi rendito io. Venerdì, invece, Però abbiamo il... venerdì, invece, abbiamo alla Forgia il generale Pappalardo. Io e Delli, ragazzi, alle 18.30. <ride> anche là noi mica dobbiamo stare a fare il, il debunking di quello che ti è dobbiamo far dire gli dobbiamo far dire delle oh. cose, Ivan. Che tu che ne pensi invece dell'intervista di Shai? Sono curioso della tua di posizione. Ma l'ho detto, detto anche stamattina, oggi. Insomma, abbiamo visto un pezzetto. Non l'ho vista tutta. Secondo me, sì, Shai non ha uno stile magari di, eh, di incalzare l'ospite, ma in questo caso era. Secondo me è impossibile perché Travaglio è molto astuto. Ha messo in mezzo cioè 20.000 argomenti, 000. soprattutto quando si è andati sul tecnico delle guerre, le date, la storia, eccetera. Lì o ti prepari mesi e mesi per questa intervista, sapendo che Travaglio andrà a parlare lì oppure rischiava Shail non essendo preparato di, di magari replicare con una cavolata sbagliando una data un fatto storico e quindi avrebbe fatto magari una figura ancora peggiore no quindi de, fatto facto, de facto la mia soluzione è eh, ok se, se si vuole intervistare personaggi di questo calibro però poi magari o ti prepari mesi e mesi magari con un team alle tue spalle Oppure, dopo l'intervista, se sono emerse cose fattualmente false, fai magari un video di approfondimento dove punto per punto, magari non lo può fare lui. Sarebbe uno, sarebbe uno, uno, uno sgarbo all'ospite, secondo me. Ti invito. Siamo online, no, no, ma io, cioè, io ho detto online. Simon dice fallo tu con Travaglio. Io non, non ho detto che sarei in grado di io con Travaglio sapete cosa avrei fatto. Io personalmente avrei detto sei un mentitore, mi sarei alzato a un certo punto e me ne sarei andato per come sono io, mi conosco. Quindi non sarei stato neanche io in grado di controbattere a Travaglio punto per punto. Qui, dal momento che tu invidi per travaglio te, ma... senza un esperto di storia, banalmente o un esperto economico, se vuoi parlare di economia, sai già. Che, eh, che non vincerà il duello secondo me. Ma perché lo vedi come un duello? Cioè, questa secondo me, è sbagliata dell'intervista come duello. Cioè, ti faccio un esempio. Io sono un estimatore grandissimo di José Mourinho, sono un detrattore di Pep Guardiola. Se domani Pep Guardiola viene da me, non è che io mi metto ma a fare la sfida ancora con, lui. con Mourinho, ma non hai visto che, che sta combinando. Basta Mourinho, no? Sta combinando, sta a 5 punti sta, dal quarto. Posto. Manda, tra un po' ci manda in Serie B: 5 punti dal quarto posto con la squadra di Brocchi. Ma che vuol dire? Non ma non quale di squadra di Brocchi? A non apriamo questo discorso. Va, guarda le rose dell'Atalanta, dell de, della Lazio, certo della Fiorentina, del Bologna e dimmi se la Roma non è più forte. No, no, il Bologna è nettamente. Tutte squadre nettamente più forti. Ah, ok. De belli cosa ti tu, Roma? Quindi, vabbè. Io ti Giuseppe Mourinho. Oh, Gesù. Vabbè. Non comment. Comunque, per dire che se domani mi ritrovo con Pep Guardiola davanti, che non stimolo, fa un calcio di merda, ma non è che io mi metto là a duellare con lui. Gli chiedo magari conto di approcci filosofici nel calcio come la vede lui la rivalità comuni non è che mi metto là a fare un duello o uno che ovviamente di mestiere mi sa più di me di quello che, che se mi voglio confrontare con quello. mi posso confrontare con Travaglio sul, sul um, giornalismo processuale ma mi mena